Lo ammetto, le lacrime di Roberto Vecchioni al Settembre Culturale di Agropoli hanno commosso anche me, come hanno commosso tante persone. Non vorrei scadere nella demagogia, né nella dietrologia, né tantomeno in quella che può essere una vicenda anche forse personale. Roberto Vecchioni, forse il punto più alto del Settembre Culturale, non solo di quest'anno, ma probabilmente di tutta l'intera edizione da quando è cominciata il Settembre Culturale. Un uomo di grande spessore, un personaggio di grande affermazione culturale. Eppure devo dire che mentre salivo al castello di Agropoli, fra l'altro ho fatto anche delle storie Instagram, perché la suggestione dell'ascesa nel punto più alto della città di Agropoli, nel castello recuperato da Franco Alfieri, è sicuramente un motivo sempre anche di relax, oltre che di orgoglio personale. Alcune persone che erano con me, naturalmente non vi dico i nomi, dicevano: io vado a vedere Roberto Vecchioni perché è interista. Io vado a sentire Roberto Vecchioni perché è comunista. Io risposi: vado a sentire Roberto Vecchioni perché è un grandissimo personaggio. Mi sta parlando un anti-interista e un anticomunista. Ma come si può andare a vedere Roberto Vecchioni se si è interisti o se si è comunisti? Di cui poi non c'è nulla da vantarsi, però questa è una mia considerazione, probabilmente da un altro punto di vista ci potrebbe essere anche molto da vantarsi. Roberto Vecchioni rappresenta un personaggio così alto, così per bene, così intellettualmente da vivere, che i suoi gusti e le sue situazioni personali non vanno proprio considerate. Va considerata la grandissima competenza intellettuale, non solo, di un personaggio che al Castello di Agropoli, al Settembre Culturale, ha fatto davvero degli interventi di grandissima levatura. E così ha riportato il Settembre Culturale anche nell'alveo di quelle manifestazioni importanti, importantissime, che la presenza di Scanzi giorno 11, sabato scorso, aveva purtroppo buttato a mare, nel cesso, e uso un'espressione che Roberto Vecchioni ha spesso usato durante la sua, diciamo, serata al Castello di Agropoli. La presenza di Scanzi, un uomo che non sappiamo in che modo definirlo, aveva realmente gettato nello sconforto chi ama il Settembre Culturale di Agropoli come sottoscritto. Una presenza vergognosa quella di Scanzi, una presenza da rabbrividire, un uomo senza scrupoli, uno che pur di arrivare al successo ha fatto di tutto e di più, un personaggio squallido che ha infangato la città di Agropoli, mentre ieri sera Roberto Vecchioni ha raccontato anche la storia della città di Agropoli, collocandola in un contesto temporale, e ci ha riportati alla memoria. Quando parlava Roberto Vecchioni di Agropoli, ci ha inorgogliti, ci ha fatto sentire realmente quello che siamo, agropolesi fortunati di essere nati in questa terra, in questo paradiso terrestre. Mentre Scanzi, il suo giornale, il Fatto Quotidiano, i suoi colleghi vergognosi hanno soltanto infangato questa città e si è venuto a prendere i soldi in questa città, è venuto a sedersi alla tavola per le fritture di pesce, una vergogna soltanto aver pensato di poterlo far salire al castello. Ha dissacrato il Settembre Culturale, Scanzi. Fortuna che chiusa una porta, si è aperta un portone con la presenza di Roberto Vecchione,
un grandissimo. Io non so se c'è qualcuno che ha registrato, io ne ho registrato 15 minuti del suo intervento, che potete trovare pure su questo canale, il mio canale Sergio Vessicchio di YouTube, al quale vi invito comunque sempre ad iscrivervi. Ma devo dire che è stato così profondo, io non me l'aspettavo così. Poi quando ha cantato senza base, senza musica, quando ha parlato degli aneddoti del libro, dei suoi ragazzi, dei suoi studenti, della sua vita, quando ha rapportato la città di Agropoli agli avvenimenti storici, personaggio da tornare ad invitare. Poi era così profondo, così sincero, così per bene, che si è commosso. Non sono riuscito perché stavo andando via e volevo andare via, perché poi è evidente c'era tanta gente, però poi quando si è commosso, francamente la gente si è alzata per applaudirlo, devo dire che è un momento molto alto. Non parliamo di situazioni effimere, non diciamo banalizziamo questa cosa. Roberto Vecchioni è una presenza forte che andrebbe sentito sempre, ogni giorno, credo io. Adesso ci rendiamo conto, quando leggiamo le lettere dei suoi studenti, di chi ha avuto la fortuna e di chi avrà la fortuna di essere dunque uno studente di Roberto Vecchioni, al di là delle sue canzoni che abbiamo sempre ammirato e abbiamo sempre ascoltato con grande enfasi, sempre con grande orecchiabilità, ma anche con grande passione per il tono culturale che ha inserito nelle parole che ha cantato nel corso di questi anni. Io da bambino già lo ascoltavo, ricordo Ernesto Apicella con Radio City, Radio Cilento 1, Radio Agropoli, quando mettevano queste canzoni di Roberto Vecchioni, e già allora si parlava di un personaggio di grande spessore, di grande umanità, ma poi la semplicità, la garbatezza, la disponibilità. Complimenti al Settembre Culturale per la presenza di Roberto Vecchioni. Ripeto, ci voleva proprio, perché Scanzi aveva buttato la manifestazione nel cesso, nel cabinetto. Scanzi aveva dissacrato il Settembre Culturale. Non è possibile che ad Agropoli, dopo gli insulti fatti da Scanzi, da Travaglio, da Padellaro, da Gomez, da tutti coloro che costituiscono un team delinquenziale sotto l'aspetto giornalistico, avevano detto di Agropoli, per portare avanti una battaglia vergognosa contro la città di Agropoli, contro i politici della città di Agropoli, che avranno anche le loro debolezze e i loro disastri amministrativi, come in questo momento, ma certamente non hanno meritato, insieme alla città, gli insulti di Scanzi e dei suoi vergognosi compagni di merenda. Ecco perché abbiamo salutato con grande amore la serata con Roberto Vecchioni, davvero molto molto bella. Poi io volevo andare via, non volevo intervistarlo, perché dici che dopo una serata del genere che intervista gli fai? Però quando si è commosso e lui, mi sono avvicinato per fargli una domanda, come al solito, lui stava anche parlando, poi c'è stato un energumeno, uno che i soliti cretini, si ergeva a guardaspalle, che ci ha impedito di fare con scostumatezza e arroganza, ci ha impedito di fare questa intervista che il cantante voleva fare, l'autore voleva fare, ieri sera era in veste di autore, non di cantante, anche se è cantante. Però noi dunque siamo andati via, Crispino ha anche cercato di farci fare nuovamente l'intervista, poi a quel punto sono andato via perché non c'erano più i presupposti. Però rimane una grande soddisfazione, non solo per me, per chi era presente, per la città di Agropoli, per la presenza di un personaggio eccezionale, che se prima adoravamo, oggi adoriamo ancora di più.
perché davvero è stata una presenza di grande prestigio, di grande importanza. Se c'è qualcuno che ha registrato l'intera manifestazione, non sarà la stessa cosa, perché la suggestione del momento è quella che è, però rivedetela. Intanto io ne ho registrati 15 minuti della sua performance su Agropoli News. Ci sono i video anche della commozione, perché vedere Roberto Vecchioni in lacrime, singhiozzare e essersi commosso avendo parlato alla città di Agropoli nel settembre culturale è stato probabilmente il momento più alto di questa manifestazione davvero molto bella, che ogni anno si veste di un crisma intellettuale per bene, e che dunque ha nel suo condottiero Franco Crispino, il suo ideatore, ha la sua grande guida, il suo grande faro, un uomo che questa città dovrebbe ringraziare, perché è rimasto l'unico a tenere alta la fiammella della cultura. Grazie a Franco Crispino per quello che sta facendo, per la serata di ieri. Naturalmente cancelliamo totalmente la serata di Scanzi, anche Franco, che sta cercando anche di appendersi agli specchi per quanto riguarda la presenza di Scanzi, deve capire che non può fare a sedere al settembre culturale, che è una manifestazione di maggiore prestigio della città, un uomo come Scanzi, che è una vergogna nazionale, oltre che una vergogna culturale, una vergogna intellettuale, un uomo da evitare, da non ascoltare, una vergogna umana. Ecco perché ce la siamo presi anche con la Petolicchio, Anna Maria Petolicchio, quella signora, mi dicono sia una docente universitaria, che addirittura ne ha decantato le lodi mettendo sotto i piedi la dignità di questa città, la dignità di Agropoli. Non avvenga più. E grazie per la presenza di Roberto Vecchioni, che è stata una grande presenza, lo dico, anche a rischio di essere ripetitivo e diciamo annoso nella descrizione, però dunque Roberto Vecchioni ad Agropoli a me è piaciuto tantissimo, e non riducete Roberto Vecchioni ad un tifoso dell'Inter, a un comunista. Io credo che sia planetario, sia mondiale questo personaggio, davvero molto molto eccezionale per come si pone, per quello che scrive, per quello che dice, per quello che è, per quello che rappresenta, una grande eccellenza per l'Italia, per l'Europa e per la città di Agropoli, di cui è stato ospite e di cui è stato anche, diciamo, relatore della storia della città. Sentitelo se riuscite a sentirlo, perché davvero è stato un personaggio di grande spessore. E continuate ad andare al Settembre Culturale, che è una grande manifestazione, credo la più bella, la più importante, la più intensa che c'è nell'alveo di quelle che sono le manifestazioni culturali, credo in tutto il Sud Italia. Grazie a Roberto Vecchioni, grazie a Franco Crispino, grazie all'amministrazione comunale di Agropoli, che continuiamo sempre a bersagliare, perché giustamente la città è uno schifo, però poi quando si fanno le cose buone bisogna comunque dirle, anche per onestà intellettuale e per spirito giornalistico, perché è così il Settembre Culturale, che Franco Crispino, il sindaco, hanno voluto. È una manifestazione di grandissimo prestigio, di grandissimo livello nazionale e credo anche internazionale. Poi la città rimane un cesso in questo momento per come è amministrata, la città è amministrata malissimo, però il Settembre Culturale quantomeno qualcosa di buono riesce a farlo, e dunque ci regala serate come quella con Roberto Vecchioni. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, alla prossima.